Esercitava attività di medico-chirurgo abusivamente, arrestato 56enne a Reggio. I carabinieri del NAS di Reggio Calabria, a conclusione di un'articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione, con l'ausilio di militari del Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo, a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 56enne reggino, titolare di un B&B che esercitava la professione di medico-chirurgo senza avere alcun titolo di professionale. Le indagini del NAS condotte tra il 2022 e il 2023, supportate da pedinamenti, ascolto di numerosi testimoni e analisi documentale, avrebbero accertato che l'uomo, almeno dal 2017, aveva allestito in riva allo stretto quattro ambulatori medici di tricologia chirurgica, privi di autorizzazione e quindi abusivi, eseguendo numerose operazioni di trapianto di capelli con tecnica FUE, somministrando anestesia locale e prescrivendo farmaci per il decorso post-operatorio senza avere alcun titolo professionale, mettendo così in grave pericolo la salute di coloro i quali si erano affidati alle sue cure. Durante gli interventi chirurgici per i quali i pazienti corrispondevano una somma di 2.500 euro, lo stesso era coadiuvato da tre collaboratori, di cui un'infermiera, anch'essi denunciati in stato di libertà, in concorso per il reato di esercizio abusivo dalla professione sanitaria. Contemporaneamente all'esecuzione della misura cautelare personale è stato eseguito il sequestro preventivo di un sito internet e una pagina del social media Facebook, utilizzati per procacciare i clienti provenienti anche dalla Sicilia e da altre province calabresi, nonché un ambulatorio medico e la strumentazione ivi presente per la chirurgia del cuoio capelluto. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui vanno fatte salve le successive valutazioni in merito.